Opportunità, solidarietà e fortuna, questi sono gli ingredienti della lotteria del Carnevale 2016, una lotteria che vede coinvolte ben 18 associazioni e che l'anno scorso ha elargito oltre 20.000 euro in solidarietà. Cecchini, insomma, anche quest'anno volete essere protagonisti. E beh, la solidarietà ormai da alcuni anni con il Carnevale si è sposata benissimo, che queste 20 quasi associazioni, tutti insieme, aiuteremo anche quest'anno la mensa di San Paterniano. E il primo premio della lotteria, che costa sempre 2,50 euro, che cosa sarà? Sarà una bellissima Opel Karl, che gentilmente adesso faremo vedere subito, immediatamente. Allora, insomma, è una lotteria, quella legata al Carnevale, che ha anche un significato, insomma, intrinseco di altissimo valore. Beh, ci si diverte di più sicuramente se abbiamo tutti a mente questo sforzo che la Carnevalesca, le associazioni fanno per far sentire coinvolti in un momento di allegria anche quelli che hanno più bisogno. Quindi il Carnevale, in un momento della stagione dell'anno che segue il Natale, ancor di più quest'anno è vicino a quelli che hanno qualche difficoltà, e mi pare interessante che da anni si faccia questa lotteria mettendo in palio bellissimi premi, tra cui questa automobile straordinaria, perché siamo tutti più a cuor leggero, a divertirci, nel senso, nella consapevolezza di fare qualcosa di utile anche per gli altri. Questi sono i biglietti della lotteria e adesso conosciamo anche le 18 associazioni, che parte delle associazioni che naturalmente sono coinvolte in questo processo di cattura. Insomma, voi chi siete? Noi siamo il Bikers for Life. Dove vi possiamo trovare? Ci trovate al nostro indirizzo mail info.bikersforlifeano@gmail.it. Bene, quindi biglietti anche da voi. Voi invece siete? Associazione San Paterniano Onlus, ci trovate in via Malvezzi 8 a Fano. Voi? Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pesaro, e ci trovate in via Lavolini e in via Roma. Anche i biglietti sono presso? Associazione AMO, Adozione Internazionale, Corso Vittorio Gui 14 a Fano. Associazione Adamo, via Cesare Rossi numero 4, ma i biglietti li possiamo vendere lì all'Arco d'Augusto, venite, mi raccomando. Sono tanti, sono veramente tanti, vediamo di conoscere alcuni ancora. Protezione Civile. Dove? In via Negussanti e in caserma. Fantastico, e qui invece troviamo? Il Club Sassonia, viale Adriatico. Qui invece a lui. Olimpia Ginnastica, ci trovate tutti i giorni nella palestra di Cucurano e durante le tre domeniche del Carnevale di fianco alla palestra Venturini. Ancora presenze? Cooperativa Crescere, con sede in via Arco d'Augusto 24, e per il Carnevale saremo in via Giordano Bruno. Fantastico. Associazione Ricreativa Le Fontanelle, via Giannone numero 3. E c'è anche la Croce Rossa, naturalmente. Croce Rossa Comitato di Fano, ci trovate in via Gozzi, e le nostre porte per i biglietti sono in piazza Cavour. Ricordiamo anche una cosa, vicino a noi ci sono i Prendigetto, quest'anno i Prendigetto hanno anche una funzione solidale anche loro. Sì, quest'anno ancora un valore aggiunto, grazie alla collaborazione sempre di tutte le associazioni, il Prendigetto, che troverete in tutti gli ingressi del Carnevale, avrà uno scopo in più. Tutti insieme lavoreremo per la solidarietà dell'amico Federico, del nostro bimbo di Fano, che è ormai è nel cuore di tutti i fanesi. Quindi una ragione in più per il contributo che vi verrà chiesto per questo Prendigetto edizione 2016, ripeto ancora una volta, la solidarietà andrà oltre che per le associazioni, il Carnevale, ma soprattutto per il nostro amico Federico. E così facciamoci un bel cin cin con un prosecco guerrieri che non manca mai. Cin cin. Okay.
Allora, ci sono i pupi del carnevale e quelli della carnevalesca che sono qui riuniti giustamente per un appuntamento così importante come la presentazione della lotteria. Beh, per noi della carnevalesca, diciamo, siamo onorati appunto di aver inventato, tra virgolette, questa lotteria benefica che l'anno scorso ha portato quasi 20.000 euro di beneficenza. Quest'anno speriamo di superare questa e il grazie va anche ai nostri consiglieri, il CDA della carnevalesca che, come sapete, gratuitamente 12 mesi all'anno organizza, oltre al carnevale, tutte queste iniziative collaterali che rendono straordinaria ed eccellente questa manifestazione. E permettimi di ringraziare ufficialmente il Central Garage appunto qua di Rosciano, che ancora una volta è vicino alla carnevalesca, non solamente solo con la lotteria, ma veramente ci sta molto vicino e ci sostiene in tutte le nostre iniziative, vero o no? Allora, Central Garage, insomma, un impatto importante su una manifestazione come quella del carnevale attraverso un premio che, insomma, catalizza tanta attenzione e tanta voglia di prendere i biglietti, perché insomma un'auto, vincere un'auto non è una cosa di tutti i giorni. Assolutamente, anche quest'anno abbiamo voluto essere vicini sia al carnevale che alla carnevalesca, ma a tutte quante le associazioni che sono qui e che con tanto impegno, come abbiamo visto negli anni precedenti, si impegnano tantissimo a vendere i biglietti. Speriamo che un premio come questo aiuti a vendere un numero di biglietti ancora maggiore, proprio per, sia per aiutare il carnevale, ma anche proprio per i fini benefici che ha questa lotteria. Due caratteristiche di questa macchina che così sarà in palio. Allora, questa macchina si chiama Opel Car, è l'ultima arrivata in casa Opel, è un 1000 cilindrata con 5 porte, è una vettura che, nonostante i suoi meno di 3,70 m, racchiude una tecnologia e una sicurezza degna di una vettura di segmento superiore, quindi ne vale assolutamente la pena. Però nella lotteria non c'è soltanto il primo premio, che è quello che magari, no, cattura di più l'attenzione, c'è tutta una serie di premi, sottopremi, secondo, terzo, ma solletichiamo la voglia di chi ci guarda. È una vera lotteria che chiaramente ha premi tutte le domeniche. Vi ricordate il nostro famoso tagliando premi fedeltà, che ogni domenica dalla piazza 20 settembre appunto vengono estratti tre premi ai tre fortunati, e qui chiaramente va ringraziato il Conad Sant'Orso Flaminio, va ringraziato Bargnesi di Cascioli, che è sempre il nostro sponsor, e l'azienda agricola Guerrieri. Ricordate, ogni domenica 24, 31 gennaio e 7 febbraio, piazza 20 settembre, per l'estrazione premi fedeltà, e poi 10 premi che estrarremo il martedì grasso. Mi raccomando di non mancare, oltre a questa bellissima Opel Car, vi ricordo la bici elettrica, i gioielli oro grazie allo Studio A3, ancora una volta grazie al Conad Sant'Orso e Flaminio con tre buoni da 500, da 250 e 150 euro, le City Bike, il cofanetto viaggio della Tuqui Tour, che è sempre il nostro sponsor da sempre, oltre alla lotteria, il palco mascherato è sempre grazie a loro, dove appunto andrete 15 giorni in vacanza, e il cesto dell'azienda agricola Guerrieri. A questo punto, amici fanesi, non vi resta che acquistare il biglietto della fortuna, e con 2,50 euro, oltre che aiutare il carnevale, tutti insieme aiutiamo queste associazioni del territorio, ma soprattutto insieme la mensa di San Paterniano. E che dire, un buon carnevale a tutti. Sì, lasciamelo dire, è possibile questo grazie, vedo qua con noi il vice sindaco, ma voglio veramente ringraziare il nostro comune, perché ci ha sostenuto e ci sta sostenendo all'ennesima potenza, perché ci hanno fatto anche arrivare quegli agonati soldi che ci servivano per dare ancora più slancio a questa manifestazione, che sarà ricchissima e bellissima. E ancora una volta buon carnevale a tutti.